Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Finalmente possiamo parlarvi del firmacopie di Foggia! Sì! E abbiamo qui tutti i vostri disegni! È stata un'esperienza fantastica ragazzi! Vero! Anche perché noi c'eravamo, Vastatore! Noi ci siamo sempre! Sì, è vero ragazzi! Anche se agli eventi non ci vedete, noi in realtà ci siamo! Siamo sempre dentro al cameraman! Perché lui, prima di andare ad un evento, prende sempre una pozione che fa trasferire la nostra anima nel suo corpo! Quindi ogni tanto quando parla, invece di far uscire la sua voce, fa uscire la nostra. Siamo ovunque. Anche se lui mica lo sa che gli diamo questa pozione di nascosto. Vabbè, dettagli Arex. Facciamogli credere che la gente sia andata lì per lui. Povero illuso. Comunque sì ragazzi, ai Arex, noi abbiamo visto tutto quanto ed è stato un evento bellissimo. E soprattutto eravate davvero tantissimi. Cioè il cameraman ha firmato libri per 4 ore. Noi abbiamo firmato libri per 4 ore. No, Vastatore, il cameraman che firmava. No, eravamo noi nel corpo del cameraman che firmavamo. Ti ricordi? La pozione. Ah già, giusto. Infatti sulle dediche c'è scritto con affetto Arex e Vastatore, cioè noi. Sì, giusto, giusto. Comunque hai visto che hanno fatto anche l'intervista al cameraman? Io stavo morendo dal ridere. Era così impacciato, sembrava una patata lessa. Cosa? Non ho capito di che stai parlando. Del cameraman. In libreria hanno fatto un'intervista al cameraman. Tua zia ha fatto una lista al cameraman. Nah, ma quale zia? Ho detto libreria. Ah, libreria, libreria, ho capito. Ecco, bravo. In libreria gli hanno fatto l'intervista. In libreria è arrivato l'esorcista. No, hanno fatto l'intervista al cameraman. L'esorcista è andato dal cameraman. No, anche se in un certo senso ne avrebbe bisogno. E quindi che gli ha detto l'esorcista? Ma non ho detto esorcista, ho detto intervista. Ah, l'intervista, è vero, ricordo. Ecco, cioè, hai visto com'era buffo? Era tutto nervoso. Beh dai, è timido lui. Infatti sul canale non si è mai fatto vedere. Meglio così Arex, siamo noi i protagonisti. Giusto, giusto. Comunque adesso andiamo a vedere tutti i disegni che ci avete portato a Foggia. E sono davvero tanti. Dai, 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 non vedo l'ora. Iniziamo. E abbiamo qui questo bellissimo disegno di Gabriel. No, ma è bellissimo, ma questo sono io. Hai visto Arex? E ho anche fatto la cacca a forma di cuore. Ma quella non è una cacca Arex, è semplicemente un cuore. Un cuore metà viola e metà verde. Quindi è metà per me e metà per te. Esatto. Che bello, ho fatto una cacca a forma di cuore metà viola e metà verde. Ma ti ho detto che... Ah vabbè, lascia stare. Comunque che c'è scritto? Per Arex sempre un po' brutto. Ma come un po' brutto? Beh, ha ragione. Ma non è vero, non sono brutto io. Certo che sei brutto. Ma non è vero, io sono carino. Arex, zitto e non farmi perdere tempo. Sei brutto e basta. Sì, sei bello tu. Certo che sono bello, io sono bellissimo. Adesso passiamo al secondo disegno. Ed ecco la mia cacca a forma di cuore in primo piano. Arx, la vuoi smettere? Questa non è una cacca, è un cuore e basta. Un cuore per me e per te. Oh, è sempre di Gabriel. Esatto, ed entrambi i suoi disegni sono dipinti con le tempere, credo. Sono tempere, giusto? Non vorrei sbagliare. Comunque bellissimo, anche se non è giusto. La tua metà è più grande della mia. Perché io sono il più bello qui, Arx. Io il più bello qui, Arx. Vai con il prossimo disegno. Ed ecco il terzo disegno di Gabriel. Ovvero Vastatore, cioè me, quando si arrabbia. Ed è super bello. Mi piace quando mi fanno i ritratti. Quarto disegno di Gabriel. Oh, ma questo è un fumetto. È vero, ed è stupendo. E c'è addirittura attaccato le carte delle caramelle. Ecco, ora ogni volta che vedrò questo disegno mi verrà fame. Giusto, vado a mangiarmi una caramella. No, Arex, torna qui. Perché? Stiamo facendo un video. Te la mangi dopo la caramella. Ah, ok. Però profuma. Che buon odorino! Ed ecco a voi questo splendido disegno di Alice! E è bellissimo! Io ho la faccia super carina! E chi ha scritto? Chi ha scritto? Dice: ciao, io sono Alice Cimino, siete i miei preferiti, salutatemi in un video! Oh, ciao Alice! Ciao Alice, grazie per il disegno, è stupendo! Sì, è troppo bello! Vai col prossimo! Ed ecco il disegno di Diego! Che bello! Mi ha addirittura disegnato 3 dita! Vero, anch'io ho 3 dita! È un sogno che si realizza. Lui invece ha scritto: ciao Arex, ciao Vastatore, state bene? I vostri video sono bellissimi. Ciao, ciao, ciao Diego. Grazie per il bellissimo disegno. Ci guarda, ci ha disegnati mentre apriamo una busta di Dragon Ball. Sì, infatti. Questo significa che tu stai per arrabbiarti, dato che fino ad ora quasi tutti gli unboxing di Dragon Ball sono stati un disastro. Anche questo è vero. Infatti non ho propriamente una faccia felice. Comunque il disegno è bellissimo, grazie. Vai col prossimo. Ed ecco il disegno di Paolo.
Eccolo! E qui abbiamo Pterodattilo, Arex, Nonnasauro, il fantasma, cioè, aspetta, il fantasma del signor Indominus. Oh mio Dio, è fantastico! Paolo, sei un grande! Sì, ti adoro! Ovviamente me, perché io non posso mai mancare, Blu e Apato Mauro. E poi ha scritto: ciao Arex, ciao Vastatore, mi chiamo Paolo Michi e ho 11 anni. Siete i miei preferiti. Consiglio, fate un unboxing di giocattoli Mattel di Jurassic World. Lo faremo sicuramente, Paolo. Anche perché a breve uscirà il nuovo film di Jurassic World. Vero, non vedo l'ora. Quindi in qualche modo dobbiamo smorzare l'attesa. E ovviamente smorzicchieremo l'attesa facendo unboxing di Jurassic World. Esatto, cioè speriamo di farcela. In questo periodo abbiamo già tantissimi video da fare. Poi qui scrive: scusa Fimone, scusa Velocimarco se non vi ho disegnato. Tranquillo Paolo, non diremo niente a loro. Sarà il nostro segreto, shh. Vai col prossimo disegno. E qui abbiamo tre bellissimi disegni senza nome. E due di questi sono addirittura disegnati sul cartoncino. E abbiamo un cartoncino verde e uno rosso. Ma questo sono io! No, Arex, non sei tu. Come no? È verde, quindi sono io. Non vedi che ha la striscia blu? Ok, quindi è blu. Esatto. Uffa, però è bello. È un po' come se fosse la fusione tra me e blu. Quindi questo è... Blurex. Ma non dire cavolate, Arex. Questo non sei tu. Però questo sono io. E non c'è niente da fare, ragazzi. Io sono sempre bello. Vai col prossimo disegno. E qui abbiamo un bellissimo spinosauro. Oh, mamma mia, è ferocissimo. E ha dei colori bellissimi, ragazzi. Cioè, guardate, è marrone ma con la vela azzurra. O meglio, turchese. Bello, bello, mi piace. Però anche questo è senza nome. Infatti, ci dispiace ragazzi. Avremmo voluto salutarvi nel video, però noi siamo delle schiappe con i nomi. Sì, infatti, purtroppo a questo tipo di eventi venite sempre in tantissimi. Perciò è sempre difficile per noi ricordarci i nomi di tutti. Però mi ricordo bene le facce, quelle sì. Comunque questo spinosauro è troppo bellissimo. Comunque, mi rivolgo a chi non ha firmato i disegni. Scriveteci pure il vostro nome su Instagram, così magari ce lo segniamo e non ce lo dimentichiamo. Qui invece c'è scritto: per YouTube, per Arex, non per Vastatore. Come scusa? Perché non per Vastatore? Che c'è? Ti sto antipatico io per caso? Dai Vastatore, calmati. Semplicemente vuole più bene a me che a te. Ah, uffa. Guardalo che permalosone. Comunque, dato che per me, questo lo apro io. No! È bellissimo! Guarda come sono carino, Vastatore. Io sono offeso. Io sono offeso. Dai, guarda. Guarda, ci ho fatto anche un cuore e ha scritto da Samuele ad Arex. Grazie Samuele, ti mando un bacione. E ci ha fatto un broccolo, la cacca, la cacca. Oh, e c'è anche un serpente. E qui c'è scritto Samuele 6 anni. Wow, hai 6 anni e disegni già così bene. Che bello, che bello. Vai col prossimo. No, vabbè, ma è bellissimo! Ma come siamo carini! Ragazzi, questo disegno è stupendo! Ma poi è colorato benissimo! Vero, purtroppo anche questo è senza nome. No problem. Scrivici pure il tuo nome su Instagram, così ce lo segniamo e non ce lo dimentichiamo. Sì, comunque bellissimo! Poi abbiamo questa lettera scritta da Federico. E si presenta con questo fantastico disegno! Dai, leggiamola! No, voglio leggerla io! Ok, leggila tu. Comunque si è disegnato con la mia felpa e il tuo cappellino, cioè adoro, adoro. Cari Arex e Vastatore, siete bellissimi, soprattutto Arex, e mi dispiace per i tuoi genitori, però mi piace come siete. Arex, che hai? Calmati. No, niente Vastatore, è che queste cose mi fanno sempre commuovere. Allora, ok, non piango. Arex, mi dispiace per i tuoi genitori, però mi piace come sei diventato. Non cambiare mai. Grazie Federico, ti voglio bene. Dai, ha scritto una cosa anche per me. Allora, Vastatore, non far diventare Arex carnivoro. Vabbè, se no i miei amici dinosauri Rexy e Delta ti ammazzeranno. Cioè, non ho capito, Arex lo riempi di belle parole e io invece mi becco le minacce. Perché io sono carino. Ah, basta, smettila, sei irritante. Invidioso. Comunque grazie per la lettera Federico, è troppo bella. Queste parole mi resteranno sempre nel cuore. A me no. Ah, sta zitto tu. Poi abbiamo questo bellissimo disegno di Luca che ci augura buon Natale. Grazie Luca, buon Natale anche a te. Nel cuore invece c'è scritto: ciao Arex e Vastatore, siete i miei preferiti, grazie. Che carino. E comunque questo disegno è stupendo. Vai col prossimo. E qui abbiamo una lettera da Damiano Moccia. Ti fai la doccia? Ma non mi sembra il momento, Vastatore. Ma quale doccia, Arex? Ho detto Damiano Moccia. Ah, scusa. E dice: ciao Arex e Vastatore, siete i miei preferiti,
vi amo. Oh, che carino. Anche noi ti amiamo. Salutatemi gli altri. Certo che te li salutiamo, grazie. E dietro al foglio c'è un bellissimo disegno. E siamo io, Arex e Nonna Sauro in versione Pokémon. Oh, ma che belli. Abbiamo Vastatore Mewtwo. Abbiamo Nonna Sauro Bulbasaur. Quindi è Nonna Saur. E Arex Mew. Come sono carino. Che belli, che belli. Vai col prossimo disegno. Da William Ficelo. Ciao Arex e Vastatore, vi voglio bene, seguo ogni video. Siete i miei preferiti. Grazie William. William. Grazie Wisham. William. Wishiam. William. Williams. No vabbè, guarda che spettacolo Arex. Ma è bellissimo. Cioè guarda quanto sono feroce. Guarda che denti. Bastatore, smettila di vantarti per i denti, che nella realtà sono sempre gialli e zozzi perché non te li lavi mai. Non è vero, zitto. I miei denti sono pulitissimi, guarda. Ma che schifo Bastatore. Come che schifo, guarda. Guarda, sono bianchissimi. Ma levati dall'inquadratura. Ah, poveri noi. Comunque anche questo disegno è bellissimo. Grazie William, ti mandiamo un abbraccione. Ecco, vai col prossimo. Ed ecco a voi il bellissimo disegno di Anna Cinzia. Ma siamo proprio noi. Guarda, io che ti dico, stai calmo. E tu invece tutto arrabbiato perché non riesci nemmeno ad aprire un regalo. Infatti stai dicendo, come si apre? E dai Arex, io non parlo così. Ah no? E come parli? Ti mangio. No no no, Bastatore, ti prego, no, fermo. Ma che fai? Non mi mangiare. Ma non ti sto mangiando, stavo leggendo quello che ha scritto Anna Cinzia. Ah, mi hai preso un colpo. Comunque tranquillo, dopo ti mangio per davvero. No dai, non puoi farmi questo. Comunque il disegno è bellissimo. Grazie di cuore Anna Cinzia. Sì, grazie Anna Cinciask. Anna Cinzia. Anna Cinciask. Cinzia. Cincia. Vabbè, lascia stare. Ti mando un bacione. Vai col prossimo disegno. Dai. No, ma siamo io, Bastatore, Pato Mauro e Veloci Marco. E sopra c'è scritto un'amicizia. No dai, ma così mi commuovo io. È bellissimo ragazzi, davvero bellissimo. Anche questo purtroppo è senza nome, perciò non dimenticare di dirci come ti chiami, ok? Intanto grazie di cuore per questo bellissimo disegno. Sì, un bacione anche a te. Arex, la smetti con questi baci? E perché? Ti danno fastidio? Troppo affetto. Vabbè, ma se lo meritano. E qui abbiamo un bellissimo fumetto disegnato da Ferdinand. Oh, leggiamolo, dai. Dai, andiamo a riconoscere. Si dice riconoscere, cretino. Ah, scusa. Oh, scemo. Poi qui c'è scritto altro fumetto e c'è una freccia. Quindi giriamo il foglio e abbiamo un altro bellissimo disegno. E attenzione, qui Ferdinand ci propone un gioco. Indovina il riferimento. Arex e Vastatore, provate ad indovinare il riferimento a cui mi sono ispirato. Indovinate tra Arex e Vastatore prendono in giro Arex e Vastatore, o intervista doppia ad Arex e Vastatore, oppure il parco dei dinosauri, stagione 2, episodio 5. Se avete sbagliato o vinto, ve lo dirò nei commenti. Allora, analizziamo bene il disegno. Bene. Allora, questo sono io, perché sono più basso. E sei anche più brutto. Ma non è vero, Bastatore, dai. Questo invece è Bastatore. E guarda caso, Bastatore in questo disegno ha il mio cappellino, mentre tu hai la mia felpa. Quindi la risposta esatta è Arex e Bastatore prendono in giro Arex e Bastatore. Ho indovinato, vero? Vero? Faccelo sapere nei commenti, ok? Dai, non vedo l'ora. Secondo me ho indovinato. E qui abbiamo un bellissimo fumetto disegnato da Beatrice. Ma siamo io e te che dormiamo. Guarda, io sto sognando di volare e tu stai sognando di mangiare salsicce. No vabbè, è troppo bello. E attenzione ragazzi, se giriamo il foglio, il fumetto continua. Oh, ma ci sono anche gli altri. Mamma mia, è bellissimo. Grazie Beatrice, ti mandiamo un super abbraccione. Grazie. Bene ragazzi, questi erano tutti i disegni che ci avete portato a Foggia. Spero non ne manchi nessuno. Se abbiamo saltato qualcuno, ovviamente fatecelo sapere, così magari proviamo ad inserirlo in qualche video futuro. Sì, ovviamente ci piacerebbe far vedere in un video tutti i disegni che ci mandate su Instagram. Però purtroppo ce ne arrivano davvero tanti. Sì, infatti è impossibile persino contarli. Perciò quelli che ci inviate su Instagram li pubblichiamo nelle storie, mentre quelli che ci portate agli eventi li facciamo vedere nei video, ok? Ma adesso è arrivato il momento dei ringraziamenti. Ci teniamo tantissimo a ringraziare Marisa Colucci e tutto lo staff della libreria Mondadori in via Oberdan di Foggia. Vero, sono state proprio carine quelle ragazze. Tra l'altro in quella libreria c'è un banchetto pieno di autografi di persone famose. Cioè significa che da lì sono passate tante persone famose, Bastatore. Già, e adesso c'è anche il nostro autografo. No, vabbè, quindi adesso siamo famosi, incredibile.
incredibile! No, vabbè, famosi no. Io sono famoso, Arex. Noi! Io! La gente ti conosce grazie a me. Infatti il canale si doveva chiamare Vastatore Arex, non Arex e Vastatore. Oh no, ci risiamo sempre con la stessa storia. Grazie di cuore anche a Germana per averci invitati. A chi? A Germana. Germana? Che cos'è una Germana? È tipo, un germe a forma di banana? Ma che cavolo dici, Arex? Che c'entrano le banane? Ah, non lo so, perché la parola Germana è la fusione tra la parola germi e banana. Questo significa che la Germana è un germe a forma di banana. Non è vero, Vastatore, indovinato? Ho appena capito cosa devo fare per essere felice, Arex. Ah sì? E cosa devi fare? Ignorarti! No, ma come? Oppure sbranarti! Scegli tra le due opzioni. Quale opzione preferisci? No, preferisco essere ignorato piuttosto che sbranato. Ecco, quindi continuerò ad ignorarti. Che sei antipatico però. E grazie anche al piccolo Marco per il sostegno molare che ci ha dato prima dell'evento. Morale? Eh? Si dice sostegno morale, non molare. Scusa, ma tu non mi stavi ignorando? Ah già, giusto. E infine, grazie a tutti voi per essere venuti a trovarci. Sì, è stato davvero super emozionante. Vi vogliamo davvero tanto bene, ragazzi. Grazie di tutto. E grazie anche a tutti i vostri genitori che vi hanno accompagnati. Infatti, mamma mia, c'è gente che si è fatta ore e ore di macchina solo per noi. Perciò niente, andate dai vostri genitori e abbracciateli forte forte, perché soprattutto grazie a loro se siamo riusciti ad incontrarci. Grazie genitori, voglio tanto bene anche a voi. E con genitori ovviamente intendiamo chiunque abbia voluto accompagnarvi, ovvero nonni, parenti, amici di famiglia, zii, eccetera 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 eccetera. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.